L'eco del burattino pronunciato da Verhofstadt su Conte ovviamente fa ancora discutere. Io vi dico soltanto una cosa veloce, che quando sento la parola burattino dentro un Parlamento europeo un po' mi viene da sorridere e forse andrei alla ricerca dei tanti Pinocchio che ci sono lì dentro, perché Verhofstadt forse dovrebbe sapere che se ci sono dei burattini forse li trovi soprattutto dentro quella maggioranza che si forma nel Parlamento europeo, anzi nei due parlamenti europei, perché fuori dalle sedi del Parlamento europeo è pieno di uffici di lobbisti o di multinazionali. Quindi i veri burattini, guarda caso, sono proprio loro, altro che burattino detto ai danni di Conte, che giustamente gli ha replicato: noi non siamo amici dei lobbisti, e infatti questa cosa la paghiamo. La paghiamo anche in Italia, perché guarda caso dove stanno montando le polemiche su TAV, il treno alta velocità Torino-Lione, che dovremmo, ormai voi lo sapete benissimo, chiamarlo treno alta capacità, perché è una linea che serve le merci, il prodotto. Ma c'è tutto questo prodotto in giro per l'Europa che ha bisogno di un'infrastruttura così costosa? Secondo molti no, la risposta è no, non circola quel prodotto in giro per l'Europa, e la modernità non passa assolutamente dalla velocità di transito delle merci, al limite passa dalla velocità con cui le merci le smisti. Poi diciamocela tutta, con tutti quei soldi necessari per realizzare la TAV, tu puoi fare tante, tante opere che nella quotidianità dei cittadini servono, ma non soltanto nei cittadini, delle famiglie, gli studenti, i lavoratori, i pendolari, ma servono anche ai piccoli imprenditori, agli imprenditori che devono collegarsi tra di loro, e forse hanno più bisogno di questi collegamenti ordinari che non di un treno alta capacità che tra l'altro in 30 anni non sono stati ancora in grado di costruire.